Ciao amici, ben ritrovati da Frank Bianconero, vi invito sempre a iscrivervi al canale, attivare la campanellina, dirmi cosa ne pensate, perché no, abbonarvi al canale. Domani ci sarà Juventus-Atalanta alle 18, per cui vi aspetto per la live reaction dalle 17.40 a 17.45 per sicuramente buttare giù dai 4-5 calendari, arrivare intorno al 2035 guardando la partita anche con l'Atalanta, che a prescindere dall'Atalanta è una squadra fastidiosa che a noi ha fatto sempre soffrire anche nelle migliori stagioni, ma ci sono tanti problemi questa volta. Si arriva da un periodo brutto di risultati e di gioco e di convinzione. La partita migliore è stata quella contro il Napoli, dove abbiamo sbagliato l'impossibile e abbiamo perso. Abbiamo visto che il Napoli è in difficoltà, come dicevo io, è una squadra anch'essa un po' malata, non è solo questione di risultati, perché ieri ha pareggiato contro il Torino in casa. Io pensavo onestamente che la vittoria con la Juve gli potesse dare quel booster per riprendere un certo ritmo anche a livello di vittorie consecutive, perché Napoli ce l'ha volendo nelle caratteristiche di poter fare dei filotti importanti di vittorie. Così non è stato, perciò noi siamo stati, come abbiamo fatto con l'Udinese, di aver dato 3 punti al Napoli, abbiamo dato 3 punti al Sassuolo. Pensiamo un po' con chi abbiamo perso, con chi è molto, sta molto peggio di noi ed è molto più in difficoltà di noi. Nonostante noi restiamo ancora al secondo posto, ormai 15 punti dalla prima. Domani cosa ci tocca aspettare? Ci tocca aspettare che abbiamo un centrocampo decimato, dove la stella polare del centrocampo è Manuel Locatelli. Sapete cosa ne penso, non vado oltre. Dove c'è il rischio di vedere Cambiaso, Mezzala e Miretti, a meno che non si rischia con il tutore, come è successo anche con Bellingham per quanto riguarda la spalla, McKennie, e noi dobbiamo farci anche questa domanda. Pensate un po' che siamo tristi e ora potremmo essere contenti perché è stato o si ritrova McKennie di nuovo in squadra. Pensiamo a quello che vorremmo noi dalla Juve, pensiamo a quello che siamo ora. Se a noi ci manca McKennie e quando torna siamo contenti, io il primo ovviamente, c'è qualcosa che non va. E si va fatto questo switch a prescindere da quello che non si vede in campo. Siamo questi qua, siamo questa rosa qua. Io domani ho paura che il mismatch fisico deve essere Henderson Miretti, ma anche Deron Locatelli. La cattiveria che non abbiamo a centrocampo, la geometria che non abbiamo a centrocampo, le qualità realizzative che non abbiamo a centrocampo. Perciò è una partita difficile. Io ho visto l'Atalanta contro l'Inter, contro il Milan. Non mi è piaciuta tanto, l'ho vista in Europa League, poteva stravincere, ha preso 3 pali, 2 paratoni del nostro vecchio Israel, non mi sembrava quella stessa squadra, evidentemente il campionato lo stanno gestendo perché magari cercano, che secondo me hanno nelle loro caratteristiche come rosa, di poter arrivare in fondo all'Europa League. Perciò vedremo come andrà a finire. Domani è una partita fisica, intensa, cosa che la Juve si vede pochissimo in campo, che hanno idee e hanno un giocatorino, ragazzi, che veramente farebbe comodo a tante squadre, anche alla Juve. Abbiamo Yildiz in quel ruolo, però è Lookman, anche lui è arrivato all'Atalanta, sta dando quel quid in più. Mi dispiace di non vedere più nel campionato italiano ovviamente Muriel, perché pensiamo all'Atalanta che poteva avere anche nelle sue fila Muriel, e pensiamo alla qualità che ha dalla tre quarti in su. Questo va detto. Poi io sono sempre dell'idea, siamo la Juve e da tifoso dirò sempre che è la squadra più forte del mondo, che i miei giocatori, che critico, ma che tifo, penso che siano sempre i giocatori più forti del mondo, ma basta pensare che siccome ci chiamiamo Juventus, la cosa deve essere un'equazione totale, diciamo. Noi abbiamo vissuto Juve bruttissime, dove c'è stato in campo anche i Felipe Melo, i Boomsong, i Gregera e Poulsen e compagnia bella. Perciò di Juve brutte ce ne sono state anche dal punto di vista qualitativo. Perciò è vero che ci chiamiamo Juventus, ma quando si dice forse solo in attacco abbiamo una rosa all'altezza del nome Juve, però poi Vlahovic sta facendo bene, speriamo che Chiesa si sia ripreso dopo il gol a Napoli. Milik quest'anno zero, Ken infortunato, e meno male che abbiamo scoperto un po' di dis, perciò i problemi ci sono. E
E si dirà sempre le stesse cose, partita difficile, partita fisica, devi stare attento, non devi dare spazio. Dobbiamo andare per mangiarci l'erba. Ed è una squadra che qua l'erba non ci mangiamo. Volevo dire, al seguito di prima, che ci chiamiamo Juve, ma bisogna essere anche equilibrati, perché se la Juve non è obbligatorio avere la rosa più forte, e perciò devi vincere per forza, perché secondo me non so se siamo così nettamente più forti della rosa dell'Atalanta. E un'altra cosa che si parla sempre di monte ingaggi, il monte ingaggi è fatto da scelte, e se sbagli le scelte non è detto che Alexandre è più forte di tutti, o Locatelli è più forte di tutti, o Rabiot è più forte di tutti, o Vlahovic è più forte di tutti, o Chiesa è più forte di tutti, bisogna sempre dimostrarlo in campo. Le cifre le fa il mercato, perciò anche questa storia del monte ingaggi, ma il monte ingaggi più alto devi vincere per forza. E no, magari fosse così. Perciò potremmo vincere per altri 20 anni, perché più o meno, almeno in Italia, sarà sempre così. Cosa dirà Allegri? La solita solfa, tanto lui in conferenza stampa non dice nulla. Siamo contati, a centrocampo siamo penosi dal punto di vista qualitativo, caratteriale, di idee, ripeto, geometriche, sperando che Miretti possa fare la stessa prestazione fatta a Napoli, almeno per i primi 60 minuti, perché a massimo potremmo avere Nicolussi, Miretti, Locatelli. Capite bene che quando si parla di rosa, la rosa non è i 7-8 undicesimi, ma la rosa è 22 giocatori. Io continuo a pensare che questa squadra sta facendo tanto, non di gioco, non parlo di gioco, sta facendo tanto dal punto di vista dei punti, non del gioco, e sta facendo di più di quello che vale la rosa. Io ripeto sempre, Gatti dove giocherebbe, Rugani dove giocherebbe, McKennie dove giocherebbe, Alexandro dove giocherebbe, Weah dove giocherebbe, Kostic dove giocherebbe, Ealing dove giocherebbe, e così via. Perciò è inutile stare lì a parlare. Capiamo i limiti della nostra rosa, sperando che i limiti l'allenatore le diminuisca. E faccia venire fuori anche un po' di cattiveria agonistica, un po' di carattere, tirare su un po' l'umore a questi ragazzi che li vedo un tantinello, almeno dal punto di vista caratteriale, non esattamente da Juve famelica, che vuoi qualcosa a tutti i costi. Questo non lo è. E puoi migliorare qualcuno, ma quelle sono caratteristiche che vai sul mercato. Tu vai sul mercato e compri quel tipo di giocatore. Questo è quello che penso io, sperando che domani ci potremo almeno divertire come è stata la partita del Napoli, abbiamo perso. Ma io non esco mai a testa alta, io non vorrò mai più sentire la gente che dice abbiamo perso a testa alta a Napoli. No, siamo stati scandalosi perché abbiamo perso a Napoli, perché lì bisogna dire siamo la Juve. E quando si perde non si perde mai a testa alta, perché noi abbiamo la fortuna o la sfortuna di avere un dovere, cercare di vincere sempre tutte le partite. Buona giornata e a domani.